Una giornata aperta a tutti, quella di ieri, organizzata dal collettivo autonomo Wallo Wallà nella loro sede di Via Barrella. Il Laboratorio 61 ha dato il via al loro fitto calendario di eventi con Open Lab, il pranzo sociale allestito prima di tutto per socializzare con il quartiere che li accoglie, ma aperto anche a tutti quelli desiderosi di avvicinarsi alle loro realtà. I ragazzi del collettivo hanno preparato e portato sulla lunga tavolata sagnette e fagioli e pallotte case ove, un menù tipicamente abruzzese che ha conquistato le 40 persone presenti, dai bambini agli adulti. Presente all'evento anche l'assessore all'istruzione Marcello Dovidio. Ho mangiato benissimo, quindi è una garanzia di altissima, elevatissima qualità del luogo, dove si incontrano le persone, gli spiriti, e capacità molto concrete di intervenire sulla quotidianità e sulle cose che vanno molto lontano nel tempo. Grazie al Lab 61, insomma, c'è una prospettiva che ci fa pensare molto bene per la nostra comunità. Durante il pranzo, inoltre, è stato estratto il numero vincente della ciclolotteria organizzata dai ragazzi. Il premio in palio, una bicicletta rimessa a nuovo proprio dalla ciclofficina del Lab, uno dei laboratori presenti all'interno dello stabile, insieme alla serigrafia e alla biblioteca. Sentiamo le parole del vincitore. Bellissimo, complimenti ai ragazzi della conferenza per questo Wallo Wallà. Io spero che questo sia un punto di arrivo e di partenza per loro. Quindi rimbocchiamoci le maniche un po' tutte. Vediamo di fare qualcosa per questo gruppo perché merita tantissimo. Io ho anche la fortuna oggi di vincere questa Facciamola fantastica vedere. realizzata dal signor Pallini nella ciclofficina. Comunque, mi è piaciuta la bicicletta e mo' poi dai. Insomma, una giornata ricca e soddisfacente per i ragazzi del collettivo Wallo Wallà, che sperano sia solo il punto di partenza per la costruzione di un legame con la comunità e con il loro territorio. Oggi è la giornata in cui abbiamo aperto finalmente al pubblico quello che è il lab come spazio. La risposta è stata buona perché era una bella tavola, 37 persone, il cibo era fantastico, le persone, l'atmosfera erano ancora più fantastiche. Una giornata importantissima perché ci ha fatto capire quanto siamo noi importanti per il quartiere, quanto siamo importanti per Lanciano. E l'abbiamo capito grazie alla risposta che c'è stata da parte delle persone che sono volute venire a mangiare e a condividere questa bellissima giornata insieme.